Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Pieni poteri, oppositori fermati, addio diritti. Così Victor insegue il sogno dell'Orbanistan. Così titolava il quotidiano sabaudo La Stampa il 16 maggio 2020. L'argomento non è nuovo in effetti. Nei mesi scorsi si è lungamente discusso, con giusta preoccupazione, sull'involuzione autoritaria dell'Ungheria, favorita dal contesto emergenziale Covid-19. Ciò che stupisce già da tempo è il bipensiero orwelliano, che anche in questo caso ha preso il sopravvento. Ci si preoccupa, giustamente ribadisco, per la svolta autoritaria dell'Ungheria e poi raramente si ha da eccepire rispetto a quanto sta analogamente accadendo in altri paesi d'Europa, tra cui l'Italia stessa. Orban ha chiesto pieni poteri al suo Parlamento, altri sembrano averli presi senza neppure chiederlo al loro Parlamento. La verità è che, come già si è evidenziato, stiamo assistendo a una brusca sterzata autoritaria in seno al global capitalismo, il quale si sta riorganizzando verticisticamente. E forse si avvia addirittura a mettere in congedo l'epoca delle democrazie borghesi, quelle incardinate, pur nella loro imperfezione, su diritti imprescrittibili della persona, Parlamento e divisione dei poteri. In luogo delle vecchie democrazie borghesi sta prendendo forma un nuovo regime sanitario che in Ungheria come in Italia sembra fondarsi sul controllo totale delle vite e sulla sospensione dell'attività politica nel suo complesso. Le ragioni di sicurezza e di salute pubblica si impongono come prioritarie, quando non come esclusive. In loro nome il nuovo potere, sempre più platealmente post-democratico, si arroga il diritto di imporre ogni tipo di limitazione delle libertà fondamentali, nel caso italiano sancite dalla Costituzione, essa stessa palesemente violata nella lettera e nello spirito. Tra marzo e aprile di questo 2020 ne abbiamo fatto quotidiana esperienza. In luogo delle tradizionali pratiche parlamentari e della consolidata divisione dei poteri, abbiamo assistito con impotenza incredula al susseguirsi ininterrotto di decreti emergenziali e DPCM. Il potere esecutivo ha così soppiantato il potere legislativo e ha disarticolato la stessa divisione dei poteri, cuore di ogni matura democrazia. Sovrano, diceva Carl Schmitt nella teologia politica, è chi decide sullo stato d'eccezione. L'emergenza Covid-19 e lo stato d'eccezione sono stati il dispositivo fondamentale che ha reso possibile la svolta autoritaria, quale si è manifestata in questa legislazione emergenziale e nelle annesse pratiche di controllo panottico, di distanziamento sociale e di lockdown. Il dispositivo è sempre stato il medesimo. In nome della sicurezza da garantire nell'emergenza, occorre ridurre libertà, diritti e financo mettere in sospensione la Costituzione. Ciò che appare ingiusto e incostituzionale nella normalità diventa giusto e costituzionale nello stato d'eccezione, nell'emergenza. E così l'emergenza diventa essa stessa un metodo di governo per aggirare e sospendere diritti e libertà. Del resto appare così come giusto ciò che evidentemente non è tale. E come diceva Platone nella Repubblica, il peggior grado di ingiustizia sta nel far apparire giusto ciò che non lo è. Ebbene, possiamo dirlo, quello che è avvenuto in Italia non è diverso da quello che è avvenuto in Ungheria e in molti altri paesi d'Europa. Stiamo assistendo a una riplasmazione dei rapporti di forza, a una svolta autoritaria in seno al capitalismo che diventa capitalismo sanitario, nuovo ordine terapeutico. Radioattività con Diego Fusaro.